PF Expo 2014, siamo qui con Sergio Boido, presidente di EF Italia. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. I promotori, il mondo dei professionisti del risparmio richiede sempre più certificazione e sempre più qualità. EF Italia in questo contesto come si posiziona? Io credo che EF Italia sia l'unica realtà in Italia che può garantire una certificazione che sia riconosciuta a livello europeo e basata su standard riconosciuti da 14 nazioni e che ha una caratteristica precipua, che non è solo quella di richiedere degli standard formativi per l'acquisizione della certificazione, ma richiedere anche, cosa ancora più importante, un mantenimento annuale di almeno 20 ore, in modo che quello che si è acquisito non diventi, come sono solito dire, un fondo di magazzino e sia sempre adeguato all'evoluzione del mercato, della normativa e dei prodotti e dei servizi che via via vengono offerti al mercato. Ecco, una giornata come quella di oggi a Milano quindi rappresenta molto per una fondazione come la vostra. Sì, credo che sia una giornata che ha ribadito nelle varie tavole rotonde, seminari che si sono alternati fino ad oggi, l'importanza del futuro di un professionista che ha una competenza specifica e particolare. Ormai è finita l'epoca, o sta finendo, di etichette che generalizzano la qualità di un servizio prestato al cliente. Oggi, quando si parla di consulenza finanziaria, bisogna uscire o andare oltre l'etichetta e cominciare a riempirla di contenuti. Io credo che la certificazione EFA, proprio per i contenuti che può dare, per la struttura stessa dell'organizzazione, delle materie che vengono trattate, dell'aggiornamento continuo che viene richiesto al professionista, ma che viene richiesto anche alla fondazione nell'adeguare le sue materie base, sia una risposta adeguatissima non solo al presente ma anche al futuro. Ecco, in questo contesto so che state organizzando il meeting 2014, il meeting annuale. Quest'anno dove si terrà? Ci può anticipare qualche tema? Allora, quest'anno si terrà il 5 e 6 giugno a Lecce, città scelta non solo per la sua ubicazione, no? nel centro-sud d'Italia. Noi cerchiamo di localizzare i nostri eventi nelle varie parti, no? Senza trascurare zone rispetto ad altro, privilegiare, ma la cosa più importante è il contenuto che noi daremo a questa convention, che riguarda appunto l'intervento di professionisti del risparmio oltre la MIFID, perché oggi la MIFID, cioè il corso formativo MIFID, anche quando arriverà a livello di perfezionamento e aggiornamento di quelle che sono le normative uscite nel 2007, non riuscirà ad abbracciare tutto quello che è l'esigenza che il mercato manifesterà nei prossimi anni, per cui noi cercheremo in questo evento di provocare con delle domande, con delle tavole rotonde, dei seminari, provocare, andare oltre la MIFID, appunto provocando con delle domande che fanno riflettere su quello che dovrà essere il futuro della professione. Presidente, la ringrazio, dal PF Expo è tutto. Grazie a voi, arrivederci.